La primavera sondriese, fatta finora più di nubi che di sole, raffredda il clima, ma non l'entusiasmo di chi propone eventi, comune e soggetti privati, per animare la città e renderla più attrattiva con un cartellone sempre più ricco. Così è andata in archivio, con successo di pubblico e soddisfazione degli organizzatori, la prima edizione di Beer in Gir, festival delle birre artigianali valtellinesi promosso da Birtellina, l'associazione che ha per scopo la valorizzazione dei piccoli birrifici artigianali locali e al tempo stesso la promozione del bere bene. 10 i produttori, da Livigno fino ad Elebio, che hanno proposto al pubblico una cinquantina di varietà di birre nella location di Piazza Garibaldi. Preziosa l'alleanza con la Proloco di Sondrio, che si è occupata della parte ristorazione, sia il cibo della tradizione popolare valtellinese in collaborazione con l'Accademia del Pizzocchero, sia specialità gourmet presentate in abbinamento alle birre in un menù speciale preparato in collaborazione col Grand Hotel della Posta. Birra richiama musica, di qualità anche il programma dei concerti che hanno arricchito la 3 giorni sul palco allestito in piazza a cura dell'associazione Be Love. Gli organizzatori di Beer in Gir già pensano ad una seconda edizione nel 2020 e intanto sono protesi all'organizzazione di Beer Ben, che tornerà il 6 e 7 settembre prossimi a Beer Ben, con un percorso di degustazione di birre nelle corti e negli angoli storici del centro paese. In Valtellina dunque, patria del vino, anche la birra di qualità trova un numero crescente di cultori e anche di apprezzati birrai che lavorano all'affinamento del loro prodotto.